La filosofia e il mondo globalizzato, quattro grandi idee per leggere e capire il nostro presente. E queste quattro grandi idee ce le forniranno questi importanti pensatori, nell'ordine in cui li svolgeremo: Jean-François Lyotard, Guy Debord, Zygmunt Bauman e Jürgen Habermas, che ha 91 anni ma è ancora felicemente operante. La prima di queste video lezioni è dedicata, come dicevamo, a Jean-François Lyotard, che è nato a Versailles, che nacque a Versailles il 10 di agosto del 1924. In gioventù Lyotard manifesta diversi interessi culturali, si sente attratto da parecchie prospettive, tra cui quella di fare il monaco domenicano. Non sa decidere che strada prendere. Durante la guerra interrompe gli studi universitari per prestare servizio come infermiere. Nel 1950 si laurea alla Sorbona in filosofia e poi, subito dopo, comincerà il suo insegnamento nei licei. Nel 1954 si avvicina al marxismo con un impegno tale che sarà impedito per alcuni anni di scrivere e si associa al gruppo trotskista Socialismo o Barbarie e la sua militanza continuerà anche negli anni. Tra il 1963 e il 1966 è anche tra i fondatori del gruppo Pouvoir ouvrier, potere operaio. Nel 1966 ottiene la cattedra di filosofia all'Università di Nanterre, contemporaneamente prende anche le distanze dall'attività politica militante, alla quale tornerà per un breve periodo solo sull'onda del 68. Dal 71 in poi insegnerà all'università, prima a Parigi 8, l'università di Vincennes e poi più tardi anche in alcune università americane. Nel 1979, qui stiamo vedendo la copertina dell'edizione italiana, pubblica quello che è considerato il suo capolavoro, quantomeno come diffusione, come penetrazione delle idee, La condizione postmoderna, che ha come sottotitolo Una ricerca sulla condizione sociologica e culturale del mondo contemporaneo, che, come dicevamo, gli procurerà fama mondiale. Nello stesso anno è cofondatore, insieme a Derrida, del Collège International de Philosophie e poi, come dicevamo, dal 91 è professore all'Università di Emory, ad Atlanta. E morirà poi nel 1998 di leucemia a Parigi. Entriamo più nello specifico delle opere di Lyotard e di questa idea che lui ci deve suggerire per leggere e capire il nostro mondo contemporaneo. La condizione postmoderna è il risultato di una ricerca sul sapere nella società contemporanea. Lyotard distingue nel mondo contemporaneo due grandi tipi di sapere: quello narrativo, che io ho esemplificato con questa penna stilografica, che scrive sulla carta, e quello scientifico. Nelle società tradizionali, dice Lyotard, il sapere è espresso in forma narrativa da racconti, favole, miti, leggende, e trova una legittimazione nella società stessa che lo esprime. Con il pensiero scientifico, che è tipico della modernità, nasce una forma di sapere che non trova legittimazione in se stesso, ma richiede di essere continuamente corroborato, cioè rafforzato, provato da appunto prove empiriche e da argomenti logici. La filosofia, per ricavarsi anche nel mondo moderno uno spazio, ha costruito una forma di narrazione in cui ha cercato di legittimare razionalmente
il suo stesso sapere costruendo appunto delle grandi narrazioni o metanarrazioni, come le chiama Lyotard. Le due principali, poi vedremo che non sono le uniche, sono per Lyotard la grande narrazione illuministica, che racconta il percorso di emancipazione dell'uomo grazie alla conoscenza che diventa lo strumento di liberazione dall'oppressione. È la grande narrazione idealistica che descrive la storia come percorso di autoconoscenza dello spirito, il quale, mediante la riflessione sui vari momenti della civiltà e della crescita del sapere, diventa consapevole della sua natura di essere tutto. Tra queste due grandi narrazioni se ne colloca poi una terza, quella del marxismo, che può essere considerato come la grande narrazione dell'emancipazione del proletariato dal selvaggio, ma anche, dice Lyotard, come una sorta di legittimazione filosofica del totalitarismo sovietico. In un'opera che pubblica nel 1986, estremamente interessante, che è intitolata Il postmoderno spiegato ai bambini, in cui riprende temi fondamentali ma aggiornandoli della sua opera precedente, entra anche un'altra grande narrazione, che è quella che possiamo chiamare la narrazione del capitalismo mercatistico. Non c'è situazione che poi fondamentalmente dice questo, non c'è una situazione alla quale il libero mercato non possa fornire una soluzione. Un libero mercato di tutto, ovviamente, anzi potremmo dire che tanto più il mercato è libero, tanto più invade tutte le sfere della vita, tanto più è facile che esso fornisca delle soluzioni. Cosa dirà Lyotard a proposito di queste grandi narrazioni, di queste metanarrazioni? Comincerà a dire, proprio nell'opera che accennavamo poc'anzi, Il postmoderno spiegato ai bambini, che è stata la storia degli ultimi 50 anni a mostrare l'inconsistenza delle grandi narrazioni moderne, perché ha messo in scena il loro fallimento pratico. Ad esempio, la grande narrazione del marxismo, che doveva culminare con la creazione di un mondo finalmente giusto, viene mostrata come falsa dalla repressione di massa che è stata posta in essere dal totalitarismo sovietico, ma potremmo anche aggiungere da quello maoista. La grande narrazione capitalista, secondo la quale il libero mercato doveva rappresentare il motore capace di portare l'umanità fuori dalla povertà e nella prosperità più assoluta, con una ricchezza condivisa, è confutata non solo dalle ricorrenti crisi economiche, ma dalla devastazione ecologica planetaria che il capitalismo ha fatto, dal continuo sfruttamento degli ultimi e dalla mercatizzazione, come dicevamo prima, di tutti gli aspetti dell'esistenza. La narrazione filosofica dell'idealismo hegeliano, secondo la quale il mondo è espressione di un ordine razionale, ha trovato ad Auschwitz la sua più drammatica negazione. La storia del Novecento è segnata da fatti, potremmo dire che insieme ad Auschwitz la bomba atomica, che non possono assolutamente essere definiti in alcun modo razionali. La fine delle grandi narrazioni, tuttavia, secondo Lyotard, non dipende soltanto dal fatto che esse siano state storicamente falsificate, ma anche da una autocontraddittorietà che era interna, intrinseca a queste grandi narrazioni e che ha minato alla radice questi progetti. La grande narrazione illuministica, infatti, presupponeva, magari senza esplicitarlo, che ci fosse identità tra sapere scientifico e libertà e giustizia. La scienza e la tecnica generano automaticamente più libertà e più giustizia. In realtà si trattava di una identità che non era verificata, perché la conoscenza del vero, che Lyotard dice è tipica del linguaggio denotativo, non comporta da sola la possibilità di fondare un sistema politico che garantisca i diritti fondamentali dell'individuo e che crei così un mondo di libertà, di giustizia e di equità, perché
sono tutti ambiti che appartengono alla sfera morale e la sfera morale non è regolata dal linguaggio denotativo, ma dal linguaggio prescrittivo. La verità, che consiste nel descrivere in modo adeguato il mondo, e la moralità che si realizza nello sviluppare una società giusta, appartengono per Lyotard a campi linguistici e a dimensioni dell'agire umano che sono molto diversi l'uno dall'altro. La narrazione idealista, d'altra parte, pensava di poter ricomprendere all'interno di se stessa, in questo percorso di autoscoperta dello spirito come totalità, anche il discorso scientifico. Il problema è che il discorso scientifico ha manifestato una sostanziale irriducibilità a questa narrazione e con ciò questa narrazione perde di valore. Potremmo dire che anche la narrazione neoliberista, per la quale il libero mercato è la soluzione di ogni problema, si è rivelata, e si sta rivelando ogni giorno di più clamorosamente falsa, perché il libero mercato alla fin fine libera soltanto se stesso e non implica affatto necessariamente più libertà e giustizia per i cittadini diventati consumatori. Oggi come oggi, per esempio, vediamo il libero mercato andare perfettamente d'accordo anche con grandi dittature. Contro a questa condizione di caduta dei grandi valori e delle grandi narrazioni, Lyotard suggerisce non che è necessario rinunciare alla ragione, ma che è necessario sviluppare un discorso razionale, soprattutto per ciò che riguarda le questioni della convivenza sociale e della creazione di un mondo giusto che sia meno totalizzante e meno assoluto di quelli sviluppati dalla modernità. In definitiva, la discussione razionale e l'accordo tra gli uomini attraverso il dialogo deve mirare non a soluzioni totali e totalizzanti, ma a soluzioni parziali, a esiti non assoluti. Secondo Lyotard, ogni scoperta e ogni intesa tra le parti di una comunità devono essere sempre riverificate e rianalizzate, seguendo un modello di ragione che rinuncia ad un potere assoluto e che sa riconsiderare in quanto relativi tutti i suoi risultati.